1 novembre 1921 nasce ad Asiago, in provincia di Vicenza, lo scrittore Mario Rigoni Ster. Nel 1953 esce il suo primo e più celebre romanzo, Il sergente nella neve. Le vicende narrate si ispirano all'esperienza personale dell'autore, che partecipa come alpino alla campagna in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Rigoni Stern muore il 16 giugno del 2008 nella sua città natale. Storia e geografia, perché mi permettevano di spiaziare con la fantasia, con la geografia, vedere luoghi lontani che magari avevo letto nei libri d'avventure, no? L'Indie, i mari di pirati, le avventure di Tom Mix, le steppe, i racconti di Gogol che già leggevo. E poi la storia, perché mi portava nei tempi lontani, così, non so, Carlo Magno, Alessandro il Macedone, Giulio Cesare, Garibaldi. Poi, a parte questo, a scuola ci insegnavano tutto quello che il regime imponeva, no? Perciò credere, obbedire e combattere. Obbedienza cieca, pronta e assoluta. Poi mi insegnavano anche cultura militare. Ci insegnavano il moschetto, ci insegnavano le armi, addirittura l'organico dell'esercito. Mi insegnavano a sparare. E quando avevo 15 anni ero bravo, perché sparavo, facevo centro. Facevo le gare di sci ed ero bravo facendo le gare di marcia e tiro. Perciò ci avevano educato con questo spirito, non ci avevano insegnato a dire no. È questo che dico sempre ai ragazzi di oggi: imparate a dire no qualche volta. Nessuno ci aveva detto di dire no, ci insegnavano sempre, dicevano sempre che dovevamo obbedire. Questo è il nostro dramma. E poi ci siamo trovati in guerra e se n'è voluta per capire che eravamo dalla parte sbagliata, dopo campagna di Francia, campagna di Grecia e Russia. E quando si trattò di scegliere, fece 20 mesi di lager. È quel che dico sempre io ai ragazzi: dovete imparare a dire di no, ma non dire di no per non mettere un paio di scarpe o per non mangiare tale cosa che non vi piace, eccetera. Dovete dire di no alle cose che sono contrarie alla vostra coscienza.